Bentornati su Marketing Digitale, io sono Nicola Palumbo, oggi parliamo di Instagram Reels. Qual è la novità del giorno? Instagram ha deciso di non di bloccare, ma di limitare la portata dei contenuti riciclati da altre piattaforme che vengono postati dai creators su Reels. Non è una cosa nuova, anzi Facebook lo fece anni fa con i contenuti provenienti da altre piattaforme, nello specifico dei video che venivano caricati su YouTube e poi linkati sulla piattaforma Facebook, sul social network Facebook. E anche lì, in quel caso, la portata organica, quindi il numero di persone che venivano raggiunte tramite questo post, venivano limitate. Lo stesso avviene oggi con Instagram Reels. È una scelta dettata da una battaglia tra le principali aziende del settore. Reels, Instagram Reels, Instagram nello specifico, è di Facebook, mentre TikTok è una proprietà cinese. E la vera motivazione addotta sull'account che potete seguire voi tutti, che si chiama Creators, è un account Instagram che racconta appunto quali sono le novità della piattaforma per i creators. La vera motivazione è che bisogna creare, che oramai la piattaforma Reels è matura e quindi i creators sono costretti in qualche modo a creare contenuti nativi per quella piattaforma, evitando di riciclare contenuti già realizzati ad hoc per altre piattaforme, come appunto TikTok. E quindi i video che avranno i watermark, come per esempio il login di TikTok, oppure ancora altri watermark di altre piattaforme, se i video avranno una qualità scarsa, se i video verranno realizzati non con audio provenienti nativamente da Instagram Reels, ecco, questi contenuti, se non rispetteranno tutte queste caratteristiche, verranno in qualche modo limitati nella portata, quindi non vengono bloccati, ok? Si può fare, però verranno limitati. Quindi il consiglio per tutti i creators da oggi in poi è evitare di riciclare contenuti. E questa era la novità, ma tendenzialmente io nel lavoro quotidiano evito in tutti i modi di riciclare i contenuti, bisogna sempre riadattarli oppure concepirli per tutte le piattaforme, quindi con una narrazione diversa, sia per i tempi, perché Reels dura il contenuto dura 30 secondi, mentre su TikTok il video può arrivare fino a un minuto. Quindi ragionare strategicamente con i propri contenuti in modo che vengano realizzati poi e teorizzati apposta per ogni area, per ogni piattaforma. E questa era la novità del giorno. Iscrivetevi se questi contenuti vi interessano al podcast su Spotify, su tutte le altre piattaforme. Questo è Marketing Digitale, io sono Nicola Palumbo e a domani con una nuova notizia dal mondo del digital marketing. Ciao!